Click! Ben ritrovati miei cari avventori dell'Isola Barcaccio. Thiago Motta ha parlato all'antevigilia di Bologna-Torino, che ricordo giocarsi domenica all'ora di pranzo 12.30, per cui dalle 12.15 a Amrakman, tutti in live a seguirla assieme. Ma adesso parliamo della conferenza stampa che a mio dire è la più interessante fino adesso rilasciata da Thiago Motta, e tante indicazioni secondo me ne sono scaturite da questa conferenza, e andiamo adesso a ragionare insieme su cosa ok sia stato partorito. Prima però fate queste cose qua: iscrizione, condividere il video e il canale con chi ancora non l'hai fatto, mio caro avventore, mia cara avventrice, e lasciare ora il mi piacino al video dell'Isola Barcaccio, permesso e concesso, grazie. Allora, iniziamo dall'inizio, poi mano a mano, ok, andiamo a ripescare le cose dalla fine, va bene? Iniziamo dalla fine, poi mano a mano ripeschiamo quelle dall'inizio. Cosa volete fare? Decido io, decido io. Allora gli chiedono se questo Bologna abbia finalmente una identità, ok? E Thiago Motta dice: il Bologna è in crescita, dobbiamo continuare su questa strada. L'equilibrio, difatti, poi aggiunge, è sempre un qualcosa che è in movimento, e ad esempio, visto che gli chiedono sempre se continuerà a battere il chiodo su taluni giocatori, ad esempio viene citato Lebischer, lui disse: dipende da loro, i migliori giocheranno, io metterò sempre in campo chi merita di giocare, quindi per la serie devono allenarsi tutti bene, perché io poi premierò chi merita di giocare, no? La storia della meritocrazia. Andiamo avanti alla prima vera notizia che emerge da questa conferenza. Gli chiedono di Orsolini e Thiago Motta dice una cosa, a mio modo di vedere, molto interessante, perché parlando di Orsolini dice una cosa che ho detto in un mio post partita ultimo. Orsolini ha capito, Thiago Motta, praticamente l'ha detto lui, perché fa l'esempio di questo calcio moderno che con le 5 sostituzioni necessita, e anche il Bologna necessita, di attingere dalla panchina qualcosa di importante. E parlando di Orsolini fa proprio questo ragionamento, perché anche, ok, un giocatore che entra a gara in corso è determinante tanto quanto quello che parte titolare. E nel concetto oggi di calcio moderno, tutt'al più nell'epoca delle 5 sostituzioni, si gioca in 11 più 5 quanto fa. Non si gioca più come prima in 14, ma si gioca in 16. E quindi è importantissimo avere un giocatore come Orsolini, che dice che per caratteristiche noi non ne abbiamo di eguali come lui. E quali sono queste caratteristiche che non dice in conferenza, ma che possiamo trovare noi? Un giocatore che si possa mettere in campo e che possa spaccare la partita, nel senso con una sua, appunto, azione, possa saltare l'uomo, possa andare via in velocità, possa accettare di ingaggiare un uno contro uno, abbia la fantasia, abbia il tiro dalla distanza, abbia, diciamo, quella irriverenza di poter tentare quella giocata che non tutti potrebbero volere, e essere soprattutto capaci di provare. Se noi, come stiamo facendo in questo almeno primo scorcio di gestione Thiago Motta, riusciamo a risuscitare Orsolini dalla bara in cui era stato posizionato nella precedente gestione, ecco che con Thiago Motta, in questo discorso che abbiamo appena fatto, può trovare veramente una nuova vita in questo annata, in questa stagione di campionato 2022-2023. Questo lo aggiungo io. Poi chiedono altre cose interessanti, ad esempio su Lebischer. Dice: è un ragazzo introverso, e fa capire che se non ci si riesce ad arrivare con la volontà di capire il mondo dell'Ebischer e ci si ferma a quello, è un ragazzo che sembra difficile comunicare con lui, ma se poi entri nel suo mondo e vedi quello che tra l'altro lui mette in campo, cioè un ragazzo molto sveglio, dice:
un giocatore che fa la differenza dentro e fuori, e se si entra appunto nell'ordine di questo, si può tirare fuori in Ebisher delle caratteristiche che sono fondamentali. Queste più o meno le parole del Thiago Motta, io sono un po' ricamato sopra, ma il discorso è questo. E qua, anche qua, in passato si diceva tanto, no, abbiamo un allenatore che riesce a tirare fuori il meglio perché è un allenatore che fa della grinta il suo must. Ma invece a noi, probabilmente, nella situazione in cui eravamo versati, ci serve un allenatore, oltre che abbia della substanza da mettere in campo da un punto di vista di livello tecnico e tattico, ma che abbia le capacità di capire la personalità di taluni individui. Vedi l'Orsolini, che ha la sua personalità, vedi l'Ebisher, che ce n'è un'altra, vedi ad esempio De Silvestri, Soriano, che ce n'è un'altra ancora. Thiago Motta fa capire che non solo riesce a inquadrare le diverse personalità, ma che con ognuno di loro riesce a entrare nella giusta sintonia. Vedi ad esempio la gestione di Musa Barlo, giocatore che se lui potesse, e non gli è stato chiesto e mai lo direbbe, ma se lui si potesse parlare liberamente, ci verrebbe a dire che lui in questo frangente sta facendo giocare Musa Barro non tanto perché in campo stia dando esattamente quello che lui voglia, ma perché vuole vedere se da Musa Barro è un giocatore su cui si possa fare affidamento da qui al futuro, in virtù di che cosa? Di quello che gli aveva chiesto la dirigenza, visto l'investimento fatto a suo tempo dei 19 milioni di euro. E ha capito semplicemente che Musa Barro, se vuoi una possibilità che sia una che sia una di redimerlo, lo devi fare giocare indipendentemente se faccia cagare o meno. Ok? Se lo vuoi cercare di rivalutare e redimere un zinzino. Poi io penso che ormai tutti l'abbiano capito, che gioco forza Thiago Motta riesca nel miracolo di resuscitare persino Musa Barro, questi vada ceduto prima di ieri, ovviamente, perché un giocatore che ha bisogno di questo, ha bisogno della totale fiducia di giocare sempre e di non sentirsi mai messo in discussione, dovrebbe già far pensare molto di che pasta si è fatto mentalmente taluno giocatore. Ma rientriamo a noi e non divaghiamo più. Chiedono ad esempio di Schouten, quindi questo era per dire che Thiago Motta sta entrando nelle menti, e ci sta riuscendo, dei giocatori. Chiedono di Schouten un parere e una considerazione sul fatto che quando lo mise in campo per la prima volta fu messo in campo come mezzala, e Thiago Motta ha risposto a questo dicendo che Schouten ha fatto capire di essere un jolly, in quanto ad esempio oggi in allenamento si era allenato addirittura da difensore centrale, facendo qua un ragionamento. Anche in virtù del fatto che abbiamo Sartori, che Sartori ha preso Ferguson, su cui appunto Thiago Motta ne parla un gran bene, gli chiedono se addirittura possa giocare anche le tre partite che verranno, nonostante ne abbia giocate già tutte le ultime due, se un giocatore che non ha giocato prima può fare questo tour de force. E Thiago Motta dice: io lo vedo bene, abbiamo tre partite davanti, ma io lo ripeto una seconda volta, Ferguson lo vedo bene per la serie, questo qui gioca, non si toglie dal campo. E tornando col discorso che stavo facendo, Thiago Motta, Sartori, che sono la nuova linfa vitale di questo Bologna, fateci caso, pensateci. Ferguson è per noi quello che per l'Atalanta era Freuler, e Schouten è per noi quello che per l'Atalanta era Deron. Giocatore che per l'Atalanta, Deron, come cavolo si chiama, è fondamentale. E attenzione, Schouten oggi si è allenato da difensore centrale. Deron nell'Atalanta può fare il centrocampista e può fare il difensore centrale. Se Thiago Motta ha la balzana e assurda idea magari di voler vedere se da Schouten si possa anche pensare di poterlo far diventare un jolly totale, addirittura da essere schierato in casi anche emergenziali in difesa centrale, possa giocarlo come fa ad esempio Deron nell'Atalanta, secondo me bisogna veramente stringere la mano a Thiago Motta per questa pensata, o se è mia, a me medesimo,
che la sto dicendo, ma io voglio darlo ovviamente a Thiago Motta, dice, perché lui ha detto che oggi si allena da difensore centrale. Scouten, Darun, Ferguson, Freuler, ci vedo molte analogie. Difatti, di Ferguson che cosa dice Thiago Motta? È un giocatore box to box, è uno che ha l'inserimento, si sa inserire e sa colpire le difese avversarie. Scouten è diverso perché è un giocatore, dice, che si guarda intorno, ok, ha tecnica, ma riflette troppo. Dice deve essere più spensierato, deve giocare più istintivamente perché può giocare maggiormente d'istinto. E dice Thiago Motta, io chiedo a Scouten questo. E fai capire che se Scouten gli potrà dare questo, lui farà il salto che gli manca di fare a Scouten. Perché fino adesso è un gran bel prospetto. Ma rendiamoci conto che per l'età che ha, 25-26 anni, se non si dà una mossa, rischia di diventare un incompiuto. E questo lo aggiungo io ovviamente non l'ha detto Thiago Motta. Ma il succo è questo. Deve essere più sicuro di sé, evidentemente, Scouten. Deve giocare più di prima, deve essere veloce, perché altrimenti la Serie A non ti sta ad aspettare. E secondo me Thiago Motta sta inquadrando i nostri giocatori in una maniera, almeno così sulla carta, fantastica. Gli chiedono che cosa gli piaccia del collettivo e se ci sia un giocatore in particolare che l'abbia sorpreso, ovviamente. Sul giocatore che l'abbia sorpreso parla del gruppo, non parla del singolo, come abbiamo capito fare appunto Thiago Motta. Per quanto riguarda il collettivo, gli dice mi piace vederli scherzare, mi piace vederli in dialogo, che c'è sintonia, questo mi piace, dice, di questo Bologna. Gli chiedono se lui sia un allenatore che già da oggi si sente dare un'identità alla propria squadra o se è un qualcosa che deve essere in divenire. E lui dice che lui stesso sta migliorando giorno dopo giorno e anche lui sta crescendo con il Bologna e bisogna mangiarne di strada per arrivare ad essere allenatori affermati. Lui cita due, Mourinho e Spalletti, e dice anch'io voglio, spero un giorno di poter guardarmi indietro e vedere ad esempio come fanno questi due signori tra 10-15 anni avere ancora la loro stessa fame di voler fare calcio come loro dimostrano di fare. E dice, io tra 10 anni, 15 anni, tra un bel po' di tempo, vorrò ancora mantenere quella passione, perché fa capire la passione, la discriminante che ti fa arrivare da quella che ti fa affermare. E anche qua chiediamoci il passato che abbiamo avuto e capiamo molte cose. Bene, poi gli chiedono se Arnautovic sarà della partita. Arnautovic si sta allenando, ma non è detto che sia lui a partire a titolare, dipende da domani. Quindi fa capire che Zirkzee deve stare in allerta, deve stare sempre in allerta Zirkzee, perché se uno si allena bene, chi si allena meglio gioca. Se lo poi lo va a dire in conferenza, lo deve poi far vedere che lo applica ai giocatori. Quindi è anche un monito allo stesso Arnautovic. Lavorare bene, perché poi gioca chi se lo merita. Fermo restando che ovviamente Arnautovic e qua, ok. Bene, poi parla molte volte del Torino. Squadra che in questo momento difficilissima da affrontare, perché è una squadra che non fa giocare l'avversario, una squadra che ti attacca alla profondità, si inserisce sulle fasce, una squadra che vuole dettare i ritmi del gioco ed è difficile riuscire contro una squadra con la pressione che si mette Ivan Juric, ma fa capire ovviamente che la si è preparata sapendo di che cosa si vada ad affrontare e quindi andando a colpire laddove si sa essere i punti deboli del Torino e cercando a nostra volta di mettere in minor risalto quali sono invece le nostre caratteristiche per cui il Torino ci possa far male. Quindi cercare di limitare i danni in quel senso e cercare di andare a colpire laddove si può fare. Quindi dice un'altra cosa, la voglia di andare a attaccare i secondi palloni sarà determinante. Bene, questa è la conferenza di Thiago Motta. Io non posso essere che felice e contento di sentirlo parlare, perché finalmente si capisce davvero un allenatore che fa calcio
che disegna calcio, almeno mentalmente, speriamo di continuare a vederlo anche in campo in termini, come lui dice, di continuità, perché serve la continuità. Se tu dai continuità, il lavoro che fai nell'infrasettimana viene appunto amplificato e gli dai un perché, laddove invece tutto diviene più difficile. Domani quindi io mi aspetto, domani, dopodomani, un nuovo risultato positivo e io vado a chiedere a questo Bologna di portare altri 3 puntazzi, cioè una netta, un distacco dal passato dove non si riusciva mai a fare, ok, quello che io chiamo il filotto. Miei cari vintori, fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate, attivate campanaccio e noi ci sentiamo alle prossime. Chiacchiera da ballo!